È il testo di una canzone del grande Renato Carosone, potrebbe esserlo, perché lunedì all'840 su Radio DJ ne chiamate Roma 3131 con il trio Medusa, arrivano le canzoni travisate. Sapete che abbiamo poco tempo, oggi bisogna correre. Che potete segnalare a a.prevignano, come ve lo diciamo, @dj.it, scritto per esteso, dj.it. Oppure a tutti i social del trio, naturalmente. Basta l'hashtag canzoni travisate. Partiamo da Max Giorgi, Punjabi, MC Mundian Batumba. Ma dai! Te la rubo la ciabatta. Grazie Giovanni, te la rubo la ciabatta. Ce n'è un'altra? Però poi alla fine ascolti bene. Lui deve essere un ascoltatore nostro, perché abbiamo messo Mario Tozzi. Sì. Quindi chiaramente gli caro trio, ricordate un altro singolo di Punjabi MC? Così no, memoria. No, io no. Proprio per questo è il motivo che lo ha spinto verso altre attività. Ah, ecco perché. Fagioielli ecologici. Ma Sì, tipo bracciali di rosmarino, monili di rapanelli. Che bello. Pavuv di fagiolini. Pavuv di fagiolini. Il problema che li fa e poi li spedisce non richiesti ai VIP. Che gli arrivano a sperando che li indossino. Certo. Sentite cosa urla al suo aiutante fattorino. Porta alla gialappa una collana d'insalata. È veloce. Forza. Ho avuto questa intuizione. Marco e Giorgio gliela tirano in faccia. Carlo se la mangia. Carlo se invece ha già pensato ad averla. Betty, se sei all'ascolto, regalo per Carlo per Natale una bella collana d'insalata. La collana d'insalata. Ma è strepitosa. Cavalli sentito tutto il giorno, scusa. Bellissimo. Cavalli Acoustic Quartet, lo so, trio, ma grande richiesta, Greta Van Fleet, I With Tune. Grandissimi. Abbiamo un po' ascoltato, ci rimangiamo quello che abbiamo detto. Non abbiamo detto niente di male. No, Giorgio sì, ammazza, no, Giorgio del Fiume Medusa, ho detto tutto. Mi andrò a vedere il film. Però guarda che il libro è meglio, Però il libro è meglio. Andrea Bocelli è un grande fan dei Greta Van Fleet. Fa visita alla band nei camerini, grandi virili pacche sulle spalle, clima goliardico, si alza un po' il gomito, tutti euforici. Joshua Kishka, il cantante, offre tequila a Bocelli e Bocelli fa no, sono astemio. Attimo di imbarazzo e disapprovazione, fino a che amaramente Joshua conclude dicendo: non vuole tequila Andrea, cosa vuoi, una bibitona? Quello che te lo serve con la pedaliera buona bibitona. E poi Maina Gioia, Basti, Quarter Past Midnight. Non sono in Bastia, che croce. Attenzione. Ecco, questo è il ditino che è scivolato, vediamo un po' questa. Sorry. Questi sono in Bastia. Una di notte suona il citofono, Dan Smith dei Basti si alza, smadonna, risponde: chi è? Sono Snoop, ma porca. Fammi salire, ti devo parlare di quei titoli che ti avevo fatto comprare ad alto rendimento di quella ferramenta di amici. Come la ferramenta ha emesso dei titoli. Il 6% ti davano, detto. Sì, ma adesso me ne devi parlare. Guarda, sarà una visita breve. Dopo 3 ore Snoop è ancora lì. E Dan Smith tra sé e sé dice: visita breve è un cazzo. Questa la usiamo, questa la usiamo. Patrizio, io sono là quando poi c'è la gente fa: posso passare un attimo? Posso salutare? Sarà una visita breve. Non è il meglio, vero Previ? Non è il meglio. Non è il meglio, aspetta. Dacci ripartiamo. Solamente un'anticipazione, partiamo con Bruce Springsteen. Ciao trio. Ciao. Scusate, volevo dirvi una cosa. Io vorrei passare a farvi una visita breve, magari domani. Sì. Io ho già capito cosa sarà il prossimo Yes As Breve. Non potete usare le travisate per bullizzare gli ascoltatori. E invece l'idea ci piace un casino. Dai, 8:48, abbiamo ancora il tempo per 4 canzoni travisate. Riprendiamo con Cavalli Acoustic e Bruce Springsteen, Man Going Down.
questo lo faccio a chiedere per domani. Bellissimo. Domani Michelini, I'm going down. Primo disco di Chiamate Roma 3131. Guarda, Bruce, dice Patti Scialfa, ho comprato una fettatrice HZV 310 Deluxe, detta la Lamborghini della fettatrice. Pagata 3500 euro, digitale connessa a Google Home. Tipo, tu sei a Melbourne. Ok, Google, tu sei a Melbourne, suoi a Perugia, ti affettami. Nel mostrargliela, la maldestra Patti la fa cadere. No. Si spacca in mille pezzi a terra. Il boss dice: Patti, hai le mani di ricotta, però. No, no, tranquillo, si aggiusta. E il boss cinicamente commenta: ma che si aggiusta? Taglia il salame. Ma che si aggiusta? Taglia il salame. Fai a mano, un tagliere, un coltello, che fa la finita. Ma che si aggiusta? Taglia il salame. Down, 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 perché il coltello è un going down. Domani facciamo l'apertura dedicata ai macellai. L'avete visto i macellai che prima di tagliare la carne tagliano l'aria? È vero, sì. Perché fanno quel prendono gesto? La mira. Ho capito. Perché si avvicinano, guarda che ti taglio, perché si scansa la carne, capito? Due ore e poi fanno quel gesto lontano e poi tagliano giù. Perché? Domani, vai la gioia, Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. And in the bad times I fear myself. Tratta dal film. Dal film, sì. A Star is Born, io ce l'ho nelle orecchie perché a casa mia suona tutto il giorno questo disco. Lady Gaga. Immagino Margherita. Sì. Anche mia moglie. Sì. Cioè, abbiamo pianto tanto, ha detto, abbiamo pianto tantissimo. Perfetto. Io e Leo siamo andati a vedere quelli che semenano. Certo. Quelli fanno a cazzotti con i suoi poteri. Gente che semena. Lady Gaga. Scusa, sempre con di mio figlio, a un certo punto, meno bla bla più pugni. Meno bla bla più pugni. E c'ha ragione. Io adoro, i supereroi che fanno a cazzotti. Raggira dagli occhi. Menatevi e facciamo la finita. Okay. Lady Gaga e Bradley Cooper alla cerimonia degli Oscar attendono di sapere se sarà premiato il loro film A Star is Born. A un certo punto Cooper dice a Lady Gaga: aga, perdona, aga, vorrei suonarti indelicato, ma sento un leggero affrore di cipolla di Tropea misto a durian, capito? Che arriva dalla tua direzione. Lei molto tranquillamente alza il braccio, cosa dice? Profumo d'ascella o no? Diciamo profumo. Patrizia, abbiamo tempo per due ancora o solo io per sull'ultima. L'ultima. Oh, l'ultima. L'ultima. Mauro Polimeno, una nuova entrata, Bjork Katarokar. Non abbiamo commentato. Carino. Festa di Natale a casa Gunnotokic. Questo è il suo cognome. Sì. Dopo il panettone e lo spumante, il clima si fa alcolico. Quando il clima si fa alcolico, Mario Draghi si alza e vuole raccontare la barzelletta sport. Bjork si lamenta e dice: ma c'hai in età, ma ancora con queste barzellette sport. Sono sempre le stesse. No, dice Draghi. Lo sai quella dei sette nani della suora in Vaticano? No. Posso raccontarla? No, come? Bjork cede e dice: è ora di sta cacata. Questa torna comoda. A domanda trio posso dire una cosa? Ma come? Sei già finito? No, sei già finito. Tra poco su DJ.it le canzoni travisate in versione podcast. Grazie Previ, grazie Francesco, grazie Magister e naturalmente grazie alla dottoressa Sterini. Torniamo domani puntuali 700. Buona giornata da parte di Giorgio, Gabriele, Furio, sempre di corsa, ma va bene così. Ciao. Chiamatelo.